Benvenuti al punto la trasmissione di approfondimento politico-amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata, salutiamo Gianluca Cirignoni, Gruppo Misto. Benvenuto, benvenuto Grazie. Giancarlo Cintioli del Grazie. Partito Democratico. Allora poi parleremo anche dell'attualità politica nazionale, soprattutto regionale, ma partiamo con un tema che sta riempendo ormai da tempo le pagine cartacee virtuali dell'informazione, la sicurezza, un argomento di grande delicatezza, sicuramente ben spendibile a livello politico, oggettivamente preoccupante per tutti. Ecco, come leggete la situazione Umbra e soprattutto cosa fare? Cirignoni. Sì, io credo che il tema della sicurezza, tra l'altro l'ho sempre portato avanti e sia un tema molto importante perché senza sicurezza non c'è libertà. Nella nostra regione abbiamo delle notevoli problematiche legate sia allo spaccio purtroppo della droga che sì e quindi a questo commercio indegno e ignobile che ha fatto di Perugia il suo centro di gravità regionale e anche extraregionale regionale e anche delle problematiche legate... Alle infiltrazioni mafiose sul nostro territorio, sulla nostra regione che eh, diciamo, destano molta preoccupazione. Fortunatamente le forze dell'ordine sono riuscite recentemente a decapitare un'organizzazione di, di tipo mafioso, un dranghetista che aveva fatto posto le sue basi a Perugia, eh, ma eh, questo ci deve fare molto riflettere eh, sul fatto che la nostra è una regione che eh, da questo punto di vista eh, rischia eh, fortemente. Eh, ricordo che eh, tra l'altro le problematiche. Della mafia non sono le stesse della criminalità organizzata, perché la mafia rispetto alla criminalità organizzata ha una differenza: quella che eh, diciamo, vuole sostituirsi allo Stato e tende ad infiltrarne le istituzioni. Questo è un grosso problema eh, al quale bisognerà far fronte, bisogna far fronte con l'unità di tutte le forze politiche e, e quindi facendo anche eh, questioni, di quello che si può fare all'interno delle istituzioni. Credo che un primo messaggio che si debba dare sia ricostituire e di cui si debbano prendere l'impegno tutte le forze politiche anche per, il prossima, per la prossima legislatura sia quello di ricostituire la Commissione antimafia in seno al Consiglio regionale e poi ovviamente per la sicurezza la Regione ha una legge specifica bisogna metterci fondi e dare la possibilità, diciamo, ai comuni di attingere a questi fondi per videosorveglianza video e per fare per eh, organizzare meglio la polizia locale e ad esempio anche magari armare quella di Città di Castello che è la quarta città dell'Umbria che lo, lo segnalo ancora eh, è una polizia locale che non ha l'arma e che quindi non può fare certi tipi di servizi a supporto delle altre forze dell'ordine. Allora Cintioli è eh, un tema sentito non solo a Perugia, insomma, sentito un po' in tutta l'Umbria, Viene dall'Alta Valle del Tevere, lei viene da Spoleto, però come dire tutto il mondo è un paese, no? dire, i problemi poi più o meno importanti e gravi ci sono dappertutto. Ma sì, io credo che l'Umbria ormai dire, come regione sia una regione che deve prendere in considerazione seriamente i problemi della sicurezza. Una volta tanto, diciamo, siamo, sono d'accordo con quello che dice il collega Cirignoni, sulla sicurezza non ci si può dividere, non può essere né di destra né di sinistra, quindi io... Tra l'altro non ne condivido nemmeno quelle impostazioni di carattere partitico e politico perché credo che sulla sicurezza non debbano essere fatte speculazioni. È un problema serio, è un problema sentito, non siamo più un'isola felice nemmeno noi, anche se devo dire che in Umbria, e su questo va fatto un plauso alle forze dell'ordine, a chi quotidianamente è impegnato in questo tema, Devo dire però che comunque dire, in qualche modo ci diversifichiamo anche rispetto alle altre regioni. Anch'io condivido quello che diceva adesso il collega Cirignoni sulla necessità anche per la prossima legislatura di ricostituire la commissione antimafia all'interno del Consiglio regionale. È una commissione che non ha grandi poteri, ma è una commissione che in questi cinque anni ha fatto un lavoro importante, ha sollecitato tante azioni, ha contattato tanti soggetti e soprattutto abbiamo fatto una cosa importante. Noi abbiamo una giornata in Umbria, che la ricordo è il 21 marzo, la giornata della lotta contro tutte quante le mafie e quindi io spero che attraverso anche queste iniziative si possano sensibilizzare anche le giovani generazioni, perché poi la sicurezza nasce da tanti fattori, da tanti fenomeni e credo che con il concorso anche di tanti cittadini si possa comunque continuare a migliorare il clima del, di, questa, di questa regione devo dire che anche i dati erano anche sulle notizie di tutti i giornali di pochi giorni fa, ripeto, risultati tangibili, significativi ci sono risultati importanti sono stati fatti io spero che anche il governo nazionale continui nello sforzo di dotare l'Umbria di eh, forze di polizia <coughs> Di soggetti preposti alla sicurezza dei cittadini, perché soltanto in questo modo noi possiamo continuare a, ad avere una regione in cui diciamo, la vita di tutti i giorni può essere in qualche modo una vita eh, sicura, garantita, con tutte le condizioni per fare di questa regione un modello anche per l'Italia. Allora, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, delle discussioni appunto giornaliere e non solo politiche, le infrastrutture viarie nella nostra regione. Venite da due territori diciamo prima diversi, dell'Umbria, Spoleto, Cintioli, Alta Valle del Tevere e Cirignoni, eh, dove la viabilità rappresenta una criticità molto elevata sia a livello economico e quindi occupazionale, sia in termini di incidenti stradali con gravi eh, conseguenze. Poi daremo uno sguardo anche alla I-45 Autostrada, quel punto interrogativo, ne parleremo tra poco. Ecco, oh, diciamo una delle criticità no, grandi della nostra regione. Centioli è proprio questa, la, la, la viabilità, le infrastrutture, cioè i grandi investimenti arrivano in territori dove è facile insomma, spostarsi senza incorrere in strade strette, tortuose come dire, e, e comunque non perfettamente percorribili. Qual è la ricetta, secondo lei? C'è una ricetta? L'Umbria può ambire insomma, a infrastrutture più moderne? Ma io credo che questo è un altro dei grandi temi che sta occupando eh, la discussione anche a livello regionale e non solo. In Umbria si parla da tantissimi anni di infrastrutture, lo ricordavi tu, vengo da un territorio nel quale da ormai 40 anni credo che siano stati fatti più convegni che in, su qualsiasi altro argomento. Parliamo della Trevalli, una strada che era nata circa 50 anni fa, io mi ricordo All'inizio degli anni 70 l'allora presidente della Giunta regionale Conti venne a Spoleto e in Pompa Magna fu presentato questo progetto della Trevalli che doveva in qualche modo riunire San Benedetto con Spoleto e poi diciamo aprire la porta verso Roma. Credo che in 50 anni sono cambiate le condizioni, sono cambiate tante cose. Intanto credo che oggi il nostro paese, il nostro governo deve reinvestire. Sulla infrastrutturazione del Paese perché credo questo serve anche per rilanciare l'economia perché nel momento in cui poi si fermano questi settori, si ferma l'intera economia nazionale. E poi su questa regione, intanto vanno fatte alcune riflessioni e cominciare a capire oggi quali sono per la nostra regione le arterie più importanti. 50 anni fa non si parlava di aeroporti, io credo che oggi uno sforzo va fatto. Per potenziare e valorizzare l'aeroporto San Francesco di Assisi, perché credo che ormai molte delle, diciamo, dei, dei tragitti avvengono anche su altre vie. Quella delle infrastrutture, lo dicevo prima, credo che è un tema importante. Io credo che la Trevalli, o perlomeno il completamento di un tratto che oggi rispetto anche al prossimo completamento della, della quadrilatero, alla discussione che si sta facendo sulla E45. Io credo che collegare quella parte di Umbria con la E45 attraverso il completamento della Spoleto d'Acqua Sparta sia fondamentale. Così come credo che sia fondamentale investire anche su altre infrastrutture, e mi riferisco a quelle telematiche, perché poi certo, noi dobbiamo guardare sì. al futuro e non sempre e <coughs> non solo tutto avviene attraverso le strade. La banda larga e quant'altro. Esatto, insomma. senza dimenticare poi, e finisco, il grande tema delle infrastrutture ferroviarie, perché anche su questo noi... Ne parleremo dire. tra poco, l'alta velocità è un altro tema che toccheremo tra un attimo. Cirignoni, eh, lei, voglio dire, con i comunicati circa la viabilità nella sua area... Eh, insomma, ci, ci va spesso. No? Eh, si sì. è fatto anche un bel tragitto qualche giorno fa di 7 km per protesta eh, su un'arteria un importante. Sì. Allora... Di fatto è una delle grandi tematiche sia del territorio dal quale provengo, dell'Alto Tevere Umbrio, ma più in generale dell'Umbria, che dal punto di vista infrastrutturale, infrastrutturale scusate, eh, ferroviario e viario è abbastanza carente e ha bisogno eh, invece di, di avere una rete moderna e sicura e ben collegata sia per poter sviluppare al meglio il commercio che il nostro turismo, che è una risorsa per la nostra regione. Per quanto riguarda il territorio dal quale provengo, l'Alto Tevere. Eh, la quarta città dell'Umbria, Città di Castello, un territorio produttivo, un territorio laborioso, un territorio che però troppo spesso è stato utilizzato dalla politica regionale e anche svenduto da quella locale eh, solamente come serbatoio di voti. In materia di avviabilità, noi abbiamo delle strade provinciali che sono delle vere e proprie mulattiere, eh, non sono per niente mantenute, sono in condizioni indecorose, quindi diventano insicure e eh, oltretutto danneggiano anche l'immagine di un territorio che invece ha da offrire molto. E è anche molto, come dico, produttivo e laborioso. Io ho fatto questa iniziativa. Mm proprio perché a margine di un consiglio comunale a Citerna sul quale proprio era stato convocato per discutere di queste problematiche e perché insomma da noi la viabilità provinciale è veramente disastrata e devo dire che però la risposta della provincia che pure era stata invitata eh, ci è parsa molto scadente non ci sono i fondi e quindi tutto rimarrà com'è io credo che invece eh, con la, la, la regione tra l'altro si sta approntando la giunta regionale a, eh, ad esempio a fare un progetto di legge, a, a, a mh, far approvare una legge sulla riforma delle province con la quale si perde un'occasione, perché continuiamo a dare la responsabilità della viabilità alla provincia. Quando io invece ritengo che di fronte ad un fallimento generale che si può constatare sulle nostre strade sarebbe meglio pensare invece di affidare ai consorsi, alle unioni dei comuni la gestione del proprio territorio, delle proprie strade provinciali che convergono su quel territorio. Per fare questo e comunque per intervenire sulla viabilità ricordo che la regione ha uh, una legge particolare che è la 46 del 1997 con la quale si possono finanziare opere di ammodernamento messa in sicurezza di tutta la viabilità pubblica insistente sul nostro territorio regionale. Credo che anche questa sarà una sfida della prossima legislatura, quindi metterci fondi, come si sì, eh, sarà una sfida quella di utilizzare i fondi del PSR, i fondi europei. Noi mandiamo molti più soldi all'Europa rispetto a quelli che ci dà quelli che ci ridà, però, po dovremmo poterli spendere anche per sistemare la viabilità Bellissimo. territoriale. Allora, E45 autostrada? Io ci metto il punto interrogativo, lei ci mette l'esclamativo, Centioli o lascia così. Ma io sono uno di quelli che è favorevole alle E45 in autostrada perché, lo diciamo prima, cioè noi abbiamo eh, infrastrutture ormai obsolete. Quando parliamo di E45, parliamo di una strada. Che ormai è utilizzata solo e esclusivamente diciamo, dal traffico pesante, che diventa difficile percorrere anche per gli Umbri. Quindi con i dovuti accorgimenti, con le misure che in qualche modo diciamo, si stanno mettendo in campo per tutelare eh, il, gli Umbri. Io credo che eh, la E-45 debba essere una strada che va potenziata, che va migliorata e credo, visto che considerato che poi parliamo anche di eh, investimenti, credo che servano misure in qualche modo eh, a sostegno per la realizzazione di questi investimenti. Lo dicevo prima, in questi anni noi da tantissimi anni abbiamo fatto tanti convegni, abbiamo parlato tanto, abbiamo diciamo, presentato tantissimi progetti, ma poi la realizzazione, l'operatività è molto lenta. Se, a quello... Secondo lei sinceramente si arriverà alle 45 strada o no? E in quanto tempo? Ma io spero che ci si arrivi perché intanto la E45 sta all'interno di un piano infrastrutturale sì. che è europeo. Quindi, se pensiamo alla E45 come un qualche cosa che riguarda soltanto l'Umbria, credo che siamo fuori dal mondo. Quindi, io spero. Che quell'idea, che quel progetto che serve all'Italia e quindi oltre che all'Europa, ma serve anche all'Umbria venga, venga, venga fatto, quanto prima, cercando poi di mettere anche, diciamo, oltre che ai pesi, anche i contrappesi, perché possa essere in qualche modo sostenibile per l'Umbria nel suo complesso. Cirignoni invece lei mi pare non sia d'accordo sulla trasformazione del No, non Sono d'accordo col collega. Strada, ok. eh, sempre detto chiaramente come la penso. Io credo che eh, la E45 sia la spina dorsale eh, della viabilità regionale eh, che eh debba essere messa in sicurezza, debba essere ammodernata con i fondi che tra l'altro eh, lo Stato stanzia tutti gli anni, eh, quindi progetti di eh, spesa da milioni e milioni di euro e però debba rimanere pubblica e gratuita. Quindi bisogna spendere bene i soldi che ci sono per eh, tenerla, per mantenerla, ammodernarla ma deve rimanere pubblica e gratuita. Quindi non credo che sia un vantaggio per gli Umbri ritrovarsi una quattro corsie che poi gioco forza sarà soggetta a pedaggio anche per loro e, e quindi sarà un pedaggio anche molto caro, io credo che il futuro delle 45 dovrebbe essere questo sì, quindi della Orte Ravenna eh, che interessa in particolare il nostro territorio, debba essere invece un futuro pubblico e magari eh, di fare come, la Fire come per la Firenze e Pisa Livorno la quattro corsie che eh, attraversa queste tre province e della Toscana che eh, giaceva in condizioni disastrose quando era a gestione Anas, poi invece fu affidata dallo Stato passandola dall'Anas a un consorzio fatto dalle tre province e adesso è in condizioni molto migliori. Ecco, anche per le 45 credo che potremmo fare questo, potremmo eh, pensare di eh, darne la gestione ad un consorzio formato dalle regioni, in questo caso che attraversa con a capofila l'Umbria, perché di questo tratto eh, la maggior parte insiste sul nostro territorio e quindi avere eh, diciamo una Gestione molto più vicina ai cittadini certo, e, certo. e quindi anche sottoposta alla scelta poi del, dell'elettorato perché se tu la strada poi la mantieni male anche al momento in cui ci saranno le elezioni potresti pagarne le conseguenze. Adesso ovviamente questo non c'è, per cui assistiamo a quello che è uno scempio. Io sono andato diverse volte in procura della Repubblica presentando esposti proprio sui, sulle, sui lavori che vengono eseguiti, ehm, diciamo ripetutamente su questa nostra grande quattro corsie, in particolare nel tratto dall'Alto Terrore avere l'ombro verso Cesena, che però è sempre disastrata. So che qualcuno sta indagando finalmente e quindi credo che sia da rendere giustizia anche a come vengono spesi i soldi pubblici. Allora abbiamo circa 12 minuti, parliamo di politica, quella che con ogni probabilità vi vedrà, vi vedrà protagonisti nel prossimo mese di maggio in occasione delle elezioni regionali. E sarete chiaramente avversari a Cirignoni? Chiedo chi è Claudio Ricci. Ma io credo che Claudio Ricci sia una figura di di sindaco, di amministratore eh, storica che rappresenta eh, con la sua discesa in campo la possibilità storica di cambiare l'Umbria, di dare un'alternanza al governo di questa regione dopo, di, eh, dopo 40 anni di regionalismo in cui ci sono stati governi diciamo, di sinistra quindi a senso unico e, eh, credo che eh, Ricci sia una figura che, può, che debba coalizzare intorno a sé il cambiamento eh, spero vivamente che eh, diciamo eh, il centrodestra appoggi Ricci e quindi lo sostenga in questa sua corsa per cambiare l'Ombria. il mio sostegno l'ha avuto in tempi non sospetti, devo dire che ci sono voci per le quali il mio ex partito, la Lega Nord, eh, avrebbe posto dei veti sulla mia candidatura. Io ritengo che invece sarebbe bene che si stasse tutti intorno a Recci senza porre dei veti ma ragionando sui programmi perché credo che sia la cosa più importante e quello che alla fine interessa agli Umbri. Non accetto tra l'altro veti eh, diciamo, da un partito che eh, in Umbria di fatto è inesistente, eh, che eh, si sta gonfiando adesso esclusivamente perché ci sono le elezioni regionali, raschiando da altri partiti e quindi facendo fare ingressi a personaggi eh, più o meno capaci provenienti da altri partiti e un partito che avendo avuto sempre la mia fiera opposizione, questo lo posso dire ad alta voce, eh, di fatto eh, in Umbria ci ha sempre considerato un po' come una colonia, insomma, la proposta di pedaggiare le 45, la proposta di pedaggiare il raccordo siena perugia siena bettolle che è venuta dalla Lega Nord o anche solo l'ultima proposta Fatta dalla giunta regionale lombarda da Maroni, l'ex segretario federale di diciamo, eh, riforma endoregionale di unire Lumbria al Lazio, credo che la dica lunga sul fatto che la Lega è un partito che magari a livello nazionale adesso sta cavalcando battaglie che posso ritenere anche giuste, sì. ma che poi a livello locale dovrebbe occuparsi invece di fare il bene del territorio e non di mettere veti inutili e insensati. Signori, le posso chiedere in 15 secondi di farmi la fotografia ai Salvini? Ma Salvini è un personaggio che in televisione sicuramente rende molto, eh, poi bisogna vedere se eh, ha voglia di mantenere quello che dice in televisione. Allora Cintioli, eh, lei è entrato in Consiglio regionale nell'ultima parte della legislatura, ecco, qual è il suo giudizio sulla presidenza Catiuscia Marini, nuovamente candidata alla presidenza della Regione per il prossimo quinquennio? Ma il giudizio non può essere che estremamente positivo, tra l'altro voglio che Marini si è trovata a guidare la regione in questi cinque anni, forse in uno dei momenti più brutti anche per il nostro Paese, quindi la crisi economica, i problemi a cui facevamo riferimento prima, non sono stati momenti particolarmente dire, felici per il nostro Paese, però pur in un periodo di grandi crisi da un punto di vista anche occupazionale, quindi voglio dire da un livello anche socio economico ha saputo credo mantenere la barra dritta in questa regione, l'Umbria è una regione che solo se pensiamo al, al settore della sanità, del sociale, è una regione che in qualche modo viene presa da esempio a livello nazionale. Lo vediamo anche in questi ultimi mesi, <coughs> queste ultime settimane, l'Europa, voglio dire, ha riconosciuto all'Umbria una grande capacità per quanto Attiene all'utilizzo corretto delle, dei fondi eh, europei e, e abbiamo visto eh, come l'Umbria, in qualche modo, eh, è stata premiata da questo punto di vista e quindi le risorse che sono arrivate sui fondi strutturali europei. E tra l'altro, credo che è stata anche una Presidente che ha saputo, in qualche modo, raccogliere intorno a sé il, il partito. Basti pensare che eh, non, abbiamo, non è stato nemmeno necessario fare le primarie per la sua ricandidatura. Quindi, io sono convinto che gli Umbri sapranno riconoscere questo lavoro e sapranno a maggio, quando ci saranno le, le prossime elezioni regionali, riconoscere anche il ruolo importante e quindi riconfermare la loro fiducia alla Presidente. Cirignoni, eh, Zaia o ma Zaya... È... Le faccio questa domanda perché lei l'ha conosciuti no. insomma. Eh. Sì, non sì, è... l'ho conosciuti entrambi. Devo dire che Zaya ha il mio, la mia stima e il mio grande rispetto. Tosi invece lo giudico un buon sindaco ma dal punto di vista eh, politico all'interno del partito molto incoerente. Quindi è una banderuola che ha girato un po' in tanti modi e di fatto ha danneggiato la Lega. È però sicuramente un ottimo sindaco. Allora parliamo ancora uh, per un minuto delle prossime elezioni regionali, soprattutto della legge elettorale con la quale si andrà al voto. Cintioli ha votato a favore, lei ha votato eh, in maniera sì. contraria, da una legge elettorale che comunque sarà votata anche da tre esponenti del centrodestra. Sì, questo bisognerebbe chiedere a loro le motivazioni per le quali hanno dato questo voto. Io... Le capisco poco, dico la verità, eh, ritengo che si è persa un'occasione eh, per fare una legge elettorale migliore di questa, potevamo mettere un doppio turno, per re del resto la Marina ha detto che non, non temeva il doppio turno, ma di fatto nella legge elettorale eh, che abbiamo approvato non è stato predisposto. Eh, fare un collegio unico credo che anche questo sia un, un, un danno per i territori più marginali perché così rischiano di fare eh, diciamo, da padroni le aree urbane di Perugia e quindi anche questa è un'altra problematica. Io avevo presentato un emendamento per limitare a due... I mandati dei consiglieri regionali questo l'avevo spiegato anche molto bene tra l'altro non l'ho fatto solo io ma viene fa è una questione su cui si discute anche nel paese anche in veneto eh, proprio per evitare che eh, diciamo vi sia eh, diciamo una, una vi siano posizioni di potere che si radicano all'interno delle istituzioni eh, devo dire che eh, qualcuno eh, anche dei miei colleghi che poi ha votato a favore della legge elettorale ha ritenuto opportuno presentare degli emendamenti per questo mio atto e devo dire che questo mi è dispiaciuto di fatto limitare ad un solo mandato è una questione ridicola sulla quale non ci sarebbe neanche bisogno di parlare stupisce che il fatto poi che chi ha proposto di limitare ad un solo mandato il, il compito dei consigli regionali poi invece ne ha fatti tre e vorrebbe fare il quarto io credo che dovremmo approfittare di queste Elezioni di questa tornata per rinnovare l'Umbria, per cambiare, credo che Ricci potrà vincere lo stesso indipendentemente dalla legge elettorale. Allora Cintioli, beh, la legge elettorale è cambiata sostanzialmente. No? Perché prima eravate abituati a fare campagna elettorale nella circoscrizione provinciale, adesso invece, dato che il collegio è unico, bisogna andare anche a Terni nel territorio iternale, insomma, per un candidato consigliere regionale, dato che poi si è passati pure a 20. Eh, da, dai 30 di prima bisogna fare i chilometri, no? bisogna muoversi sul territorio. C'è anche la preferenza di, di genere in questo caso, la doppia preferenza, e quindi uomo-donna eventualmente: il 40% di donne nelle liste. Eh, elettorali, insomma, qualcosa è cambiato. Cirignoni non giudica molto positiva, diciamo nel complesso la legge, e lei che dice? Invece lei l'ha votata? Ma ah, io l'ho votata, quindi io tra l'altro sono anche convinto che è una buona, <ride> è una buona legge. Eh, adesso eh, si faceva riferimento eh, Cirignoni: parlava del doppio turno, ma io credo che noi con questa legge elettorale abbiamo eh, fatto molto di più. Intanto abbiamo eliminato il listino. Eh, sappiamo quello che sta succedendo anche a livello nazionale, la grande discussione dei nominati. Questo è un aspetto positivo. Dire. Eh, noi eh, diciamo: eh, credo che una delle prime cose che abbiamo, proprio, le prime idee che abbiamo portato avanti e che abbiamo approvato è stato proprio quello dell'eliminazione del listino. Quindi questa volta. I 20 consiglieri candidati dovranno correre su tutto il territorio regionale. Ma io credo che anche il Collegio Unico, poi, alla fine, anche se all'interno della stessa maggioranza c'erano alcune differenziazioni. Poi credo che il Collegio unico obbligherà un po' a tutti i consiglieri regionali, ma anche i cittadini, non più a considerarci magari come è stato fatto anche in passato, espressione di un singolo territorio, ma in qualche modo rappresentanti dell'interiore. Importante è stato secondo me anche la preferenza di genere, perché credo che anche questo è un ulteriore passo in avanti verso eh, un eh, diciamo, riconoscimento della, del, del ruolo che i generi, quindi in questo caso. Eh, voglio dire, non è nemmeno eh, eh, farci parlare di donne e di uomini, ma proprio di genere. E poi l'altra cosa, quello che prima diceva il collega Cirignoni, che io invece sono convinto, abbiamo, non abbiamo previsto non soltanto il, il doppio turno perché riteniamo che sia sufficiente ma anche per esempio un altro passo importante, il, la non applicazione del voto disgiunto, che molto spesso sì, anche su elezioni, sì. sulle elezioni comunali, laddove è possibile diciamo, applicarlo, molto spesso è stato oggetto di scambio. Noi vogliamo che gli umbri siano, diciamo, si esprimano in maniera chiara okay. e che soprattutto il risultato che esce dalle urne sia quello definitivo e quello che governerà la Regione dei Paesi. Allora, prima ho domandato, siamo in conclusione, le ultime battute, adesso eh, sono battute. Eh, ho domandato a Cirignoni chi è Matteo Salvini, a lei a Cintioli domando chi è Matteo Renzi. Ma Matteo Renzi è uno che ha saputo in qualche modo dire, innovare e scuotere un po' il partito, il Partito Democratico, è l'attuale segretario del partito, è il presidente del Consiglio, è uno un uomo che ha portato il nostro partito dire, a risultati eccellenti sia alle elezioni europee che in moltissimi casi anche alle elezioni eh, amministrative che ci sono state eh, l'anno passato. All'interno del partito c'è una dialettica, ma io credo che nessuno oggi disconosce questo ruolo fondamentale e soprattutto questa capacità innovativa. Quindi io spero che continui su questa strada. Credo, spero che sia un buon presidente del Consiglio e spero che in qualche modo i risultati che cominciano oggi a vedersi anche rispetto a una ripresa economica italiana siano in qualche modo rafforzati dalla sua politica e sia in grado di portare l'Italia fuori dal guado dove purtroppo ci siamo ormai da tantissimi anni. Allora, questa trasmissione spostata indietro di 7-8 mesi fa avrebbe visto la cravatta. Rosa acceso di Cintiori e il verde di Gianluca Cirignoni. Cirignoni, lei ha rinnovato il look ultimamente? Ma no, devo dire che ovviamente nel momento in cui uno fa delle scelte poi deve anche abbandonare un certo tipo di look. Io sono uscito dalla Lega, io l'ho spiegato perché, l'ho detto prima, eh, ritengo che in Umbria eh, vadano perseguiti gli interessi degli Umbri senza che siano poi invece le segreterie di Milano o di Roma che invece debbano venire a dirci quello che fare. Quindi io la mia scelta l'ho fatta, ne sono convinto e insomma, tiro avanti per la mia strada che è quella di un impegno coerente. Quindi non rifarebbe quella marcia di cui mi parlava prima, da, da, da Città di Castello a Venezia con la bandiera, insomma? No, quella io sono marce che non le rinnego, perché io non ho rinnegato gli ideali della Lega Nord, che erano invece che sono tuttora eh, all'interno dello Statuto molto importanti e che potevano portare eh, l'Italia a cambiare e ad applicare ad esempio il federalismo che era una riforma che avrebbe garantito a questo Paese di, moderni di modernizzarsi e di affrontare poi le crisi in maniera molto migliore. Io quello che ho contestato sono le segreterie che vanno da Maroni in poi a varie fasi che mi hanno dovuto, che, per le quali insomma, ho dovuto esprimermi sempre in contrasto e quindi di fatto ho fatto il mio scelte. Una domanda davvero, c'è una cosa che lei si sente di rimproverare ai suoi colleghi dell'opposizione in questa legislatura, una cosa soltanto la più importante, poi lo chiedo anche a Cintioli la stessa cosa. Ma eh, devo dire che avrebbero potuto sostenermi in molte battaglie, di fatto ho sempre invece visto uno scarso interesse per quelle che sono state tante battaglie che ho portato avanti all'interno del Consiglio regionale. Cintioli, lei è un pezzo l'ha vista da fuori la legislatura un pezzo da dentro, cosa, cosa si sente di eh, di dire in fatto, magari, so, di un progetto non portato a termine, di un'idea, di un'iniziativa. Alla Presidente Marini. Cioè... Ma io credo che alla Presidente Marini non vanno dati consigli o suggerimenti, perché eh, credo che sia. Alla maggioranza dai, Ma alla maggioranza così. credo di eh, proseguire sulla strada intrapresa, soprattutto di utilizzare al meglio. E per progetti concreti i fondi strutturali. Perché tanto la prossima battaglia, i prossimi anni, sarà soldi, come, sì, sarà come bene, spendere il, il mille, i 1.500 milioni di euro che eh, l'Europa ha dato all'Umbria. Sono le risorse più importanti che abbiamo e quindi impegnare la prossima legislatura perché vengano messe al servizio anche dello Cilignoli sviluppo. Ma il è D'Accordo con lei lo diceva sottovoce: sicuramente spendere bene abbiamo i soldi finito. che l'Europa ci dà. Bene, grazie. Grazie a Gianluca Cirignoni del gruppo Misto, grazie a Giancarlo grazie. Cintioli del Partito Democratico e a voi che ci avete seguito. L'appuntamento è la prossima settimana. Arrivederci.